Prima il rumore sordo dei colpi di pistola, poi le urla strazianti della fidanzata e la scena del crimine che si è consumata ieri pomeriggio a Tor Bella Monaca, quartiere all'estrema periferia nord di Roma. La vittima si chiamava Daniele Di Giacomo, che di anni ne aveva 38. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze di polizia per i suoi precedenti nel mondo degli stupefacenti. Ma oggi c'è chi giura che Daniele da tempo si fosse allontanato da quegli ambienti delinquenziali. Daniele Di Giacomo era appena uscito da questa tabaccheria e stava raggiungendo il suo SUV parcheggiato a poche decine di metri quando è stato raggiunto dal suo sicario che gli ha scaricato addosso 4 proiettili, 2 quelli mortali. E intanto ci sarebbe già un primo identikit dell'assassino. Ce lo racconta un residente, ma che per paura di possibili ritorsioni ci chiede di non essere ripreso in volto. Io stavo sul balcone di là, ho visto uno che passava di qua di corsa, vestito come Diabolik. Correva. Era coperto completamente dappertutto, sul viso, dappertutto. Nella sventagliata di colpi di pistola, un proiettile ha ferito alla gamba anche la fidanzata di Daniele, una 26enne di origini marocchine. Questo ragazzo a quello che si dice ha frequentato la persona sbagliata. Ed è proprio su questa nuova relazione intrapresa tra la vittima e la donna che si stanno concentrando le indagini della squadra mobile. E dopo l'agguato mortale di ieri, questa mattina oltre 100 carabinieri stanno eseguendo un importante servizio di controllo qui in questa zona periferica di Roma. Lo vedete alle mie spalle, in questo momento stanno facendo irruzione negli appartamenti.